Bora è una vettura che nasce dalla matita di Giorgetto Giugiaro, è un capolavoro secondo me, è una vettura che assomiglia ad un proiettile. Nel 67 Citroën cercava un'azienda leggera, elastica, flessibile per produrre un motore che sarebbe stato il motore per il top di gamma Citroën. E l'ingegnere Raffieri fa veramente un capolavoro. E Citroën propone alla famiglia Orsi di acquistare una parte delle azioni. Per cui nel 71 viene presentata questa vettura Bora, un 4007 8 cilindri, che aveva questo motore centrale. La vettura secondo me è bellissima, con delle soluzioni all'avanguardia, grazie all'accordo con Citroën, perché tutto l'impianto ad alta pressione per frizione, freni, i sedili basculanti, la pedaliera che avanza safari, gli alzafari. Ed era una vettura velocissima, una vettura da 280 all'ora. Io mi ricordo ancora che c'era un cliente di Milano che aveva un'azienda vicina a Taranto e faceva viaggio, questo percorso. Cioè, viaggio Milano-Taranto. Oh, qua abbiamo fatto i 272 al massimo, perché lui c'erano dei tratti di strada dove poteva tenere i piedi a tavoletta. Non c'era ancora il limite di velocità. C'era ancora il limite di velocità. Ed è venuto per due o tre volte, fino a quando con presa d'aria, regola questo, regola quell'altro, sono riusciti a fargli toccare 280 all'ora.